Salve ragazzi, benvenuti anche da oggi su Opinione di Luzio. Anche oggi ho riservato per voi una grandissima oscenità, che è detta dalle voci della grandissima cantante Stefania Orrico, dietro consiglio di un mio fidelissimo amico, e ho voluto ascoltarla. Naturalmente, per tutte le oscenità, come già saprete da altre critiche di canzoni che abbiamo fatto, ho bisogno di leggere questo foglio per ricordarmi le parole, perché la mia mente logicamente non riesce a memorizzare quello che è vergognoso leggere, o comunque ascoltare, o in qualche modo tenersela in propria mente, perché fa danno al proprio cervello. Questa canzone si chiama, di Stefania Orrico, Desideri e Magie. Allora parte con la prima strofa, che già è tutto un programma. Quando la notte dormo, mi ritorno in sogno. Già, quando la notte dormo, mi ritorno in sogno, fa pensare a un amore che comunque sia, se n'è quasi andato, mi ritorno in sogno quando dormo, cioè come per dire, forse ecco, ci sei, forse è solo un dettaglio, quindi è una frase che fa un rafforzativo del fatto che comunque sia è un dettaglio, non è una cosa grande, ma tutto ad un tratto nel verso dopo naturalmente prende consapevolezza che invece è l'amore della sua vita, ma di te ho bisogno, quanto ti voglio, io mi sparerei. Allora, queste due strofe le vedo che un attimino, non so, un attimino, logicamente a livello lessicale sono ovviamente povere, perché prendere proprio la rima baciata da bambini piccoli di verbi che si trovano nel dizionario delle elementari, insomma. E secondo, mettere in pace il cervello. Allora, vuoi descrivere un amore verso una donna, verso un uomo, verso il tuo partner, che sia un qualche cosa così di vago, che è un remember, o deve essere l'amore della tua vita? Perché tu quando fai delle frasi devi collegare il cervello, che poi segui un discorso, segui un filo comunicativo uguale, omogeneo, oppure parti da poco e vai sul tanto, non che prima dai da zero e poi gli dai sopra 100, io mi sparerei addirittura. Averti addosso quasi imparerei, moglie dai fantasmi che mi dai, desideri e magie. Desideri e magie, non so cosa c'entra con questa canzone, che fino a qui si parla di un amore verso un uomo, desideri e magie, io la vedo più sul pathos, sulla propria persona. Poi, alla fine fa il ritornello, adesso sto male, non così non vale, ogni momento di più, senza respiro, più volte il pensiero, chi mi manca sempre tu, il ricordo che ho, solo lo so. Io non lo so, ragazzi, senza respiro, più volte il pensiero, chi mi manca sempre tu. Cioè, ma queste sono strofe da una canzone che viene messa in onda su Radio Italia e quant'altro, musica, sulle radio locali, sulle radio nazionali, in etere, cioè su YouTube vengono anche ultra cliccate. Io non lo so, una rama così, cioè, ragazzi, ma c'è da raccapponirsi la pelle, senza respiro, più volte il pensiero, chi mi manca sempre tu. Cioè, queste sono frasette di terza media che una liceale fa. Mi manca respiro, mi manchi tu. Cioè, questo ci ha fatto il ritornello dell'intera canzone, logicamente. Poi parte con l'ultima strofa che dice: qui proprio ha sbagliato verbo, qui si è slessicata col cervello, ha messo: altri giorni coglierò, altri fiori avrò. Casomai i fiori si colgono, ok? Verbo cogliere è connesso ai fiori. Altri giorni avrò, e allora quello ha connesso con i giorni che avrò, perché si spera che campi, incrociando le dita, logicamente, che vivrai per altri giorni. Speriamo che non scrivi più canzoni, ma che ti metti magari a fare dei fumetti per bambini, delle fiabe per bambini, perché a livello di lessico, qui per i bambini ci sei al 100%, insomma, perché come frasi, come rime, veramente sono scontate. Frasi illogiche, perché prima dici che non te ne frega, poi dopo te ne importa, io mi sparerei, ma è un dettaglio che ti sogno. Cioè, ma veramente, ragazzi, mettiamo in pace questo cacchio di cervello. E se facciamo schifo, se nel tuo inconscio c'è questa lotta interiore dentro di te, che vuoi fare una canzone d'amore e ti hanno costretto a fare una canzone da bambini, logicamente tu vai da uno psicologo, ti fai capire che questa cosa non ti piace e non la vuoi fare. Magari farà un'etichetta indipendente e, boh, e canti le tue canzoni con le tue capacità di scrivere un testo con una certa serietà, con una certa importanza. Vuoi parlare d'amore, lì che ti dico che devi fare un verso di Leopardi, però nemmeno che mi cadi nel qualunquismo. Ho capito che i mass media
navigano, sguazzano su queste cose molto sempliciotte perché vogliono tenere basso, diciamo, il livello culturale delle persone, vogliono fare una musica che arriva a tutti e che al tempo stesso piaccia, ma che non sappiano nemmeno loro perché piace, perché è semplice nella sua semplicità, mi piaci, mi manchi tu, respiro senza te, di sogno sogno te, di notte e di giorno, non vivo senza te. Queste paroline qua che non hanno nessun significato, ripetono sempre queste, solo che te sei partita male perché vuoi fare una canzone d'amore struggente. Allora il mio consiglio qual è? Se avete visto il video, io non voglio intentarti qualcosa, però stando sul grattacielo, su quel prepuzio lì, prepuzio lì, su quel gradino, come volevo dire adesso qui, volevo fare anch'io il tocco di cassa nella parola, ma è perché mi viene da ridere, insomma. Comunque, se su quel gradino vedi tu nell'immaginario tuo individuale quale può essere la scelta, se continuare a cantare questa canzone oppure fare il passo avanti. Ti butti, logicamente. Qua te sei proprio buttata a fare una canzone così. Ti ascolteranno perché c'è quello che c'è. Non la vuoi far lunga. Siamo a Montignano, Google Maps. Basta. Gentilissimamente, aspetta che... Allora, ti dico solo una cosa. Non spingere la telecamera qui, che va giù, perché siccome io non sarò qui, se tu la spingi verso giù per una cosa di effetto di gravità, finisce giù. Il giorno siamo sì, Luzio, le gambe te le taglio però. Te le taglio, no, non ti preoccupare. Che giorno siamo oggi? Salve ragazzi, benvenuti. The Silent di sotto. The Silent. The sound of the silence. Please, in this moment. Stiamo registrando. Vai.